Ma insomma, poi c'è stato anche un altro viaggio molto interessante, perché prima del topo c'è stato Zentheim. Zentheim è stata una barca buonissima per me, una scialuppa di salvataggio recuperata dentro un campo di rottami a Las Palmas, alle Canarie, e è stato un periodo dove io avevo bisogno di prendere aria, cioè di mollare tutto questo tipo di vita normale, chiamiamola così, e andare per mare per vedere un po' di mare, un po' di carrozzo, com'era il carrozzo un po' all'interno. Lo conosco un po', ma sono sempre queste storie che si ripetono e che però danno sempre qualcosa di più. Questo è Zentheim, la barca che ha fatto 3.850 miglia in 40 giorni, media 96 miglia al giorno, che per questo tipo di barca è una cosa molto strana. Io sono anche architetto navale. E molto bella per me perché abbiamo sempre camminato molto velocemente. E Zentheim è stato un periodo, chiamiamolo pure un periodo zen, del quale io sentivo di aver bisogno, che mi ha dato moltissimo, mi ha dato parecchie cose. Beh, questi sono i miei. C'è stato un periodo dove io ho fatto delle, non si possono chiamare, io le chiamo delle pitture a mo' di Zen, cioè pitture molto istintive, non preparate, che vengono solo dal gesto, senza preparazione tecnica di inquadratura, di geometrica o di altro tipo. Le pitture sono molto veloci e vedete che il cerchio, che per me racchiude una vita o racchiude tutto quello che c'è in giro. Il cerchio è un segno magico, è un segno classico che racchiude il mondo, racchiude l'uomo, racchiude l'universo, racchiude il tutto. Naturalmente ci sono delle illustrazioni che sono anche abbastanza realistiche. Io, per esempio, ho trovato il giorno dopo della partenza, ho avuto l'incontro più emozionante della mia vita, credo, da un punto di vista incontro uomo-animale. Eravamo in Bonaccia a 30-40 miglia da Las Palmas, sono uscito fuori e ho sentito questo enorme respirone e a 10-12 metri c'era una balena, lunga anche lei sui 10-15 metri, è venuta due volte a visitarmi, ci siamo guardati nell'occhio, è stato un incontro molto emozionante perché mi ricordo benissimo che io ero appoggiato così contro la tuta della barca e a un certo momento ho sentito le gambe che mi tremavano. Dopo l'incontro c'è stato un incontro con la bottiglia di Gordon Gin e quello mi ha tirato su un po' di banane. A bordo di questa barca, che era la scialuppa di salvataggio trasformata in grande yacht, fatta tutti con pezzi di recupero, io avevo due presenze. Una era una presenza molto classica, e cioè i due occhi a prua della barca, e tutti i pescatori di tutto il mondo hanno gli occhi a prua della barca. E allora ho pensato di averli anch'io. Perché? Perché uno guardava dritto di prora, e l'altro guardava leggermente sulla dritta e mi hanno chiesto: ma gli occhi perché sono così, non un po' strabici? Per me erano molto belli, che erano molto femminili, li vedevo, però occhi determinati, occhi non vaganti. E gli occhi li ho tenuti perché loro guardavano avanti, se c'era qualcosa di anormale mi avvertivano e mi hanno accusato di essere. Non solo, perché effettivamente io non ero solo durante questa traversata, con me c'era questo maestro, è una scultura che penso che sia coreana-cinese, ed è una scultura che io ho preso in Giappone circa 35 anni fa, 40 anni fa,
mi ha seguito in parecchie storie mie e questa volta me lo sono portato in mare ed era, è stato il mio maestro col quale dialogavo. Infatti nel libro io riporto dei dialoghi, come dire, mentali che ho avuto col maestro, il quale mi ha sempre insegnato delle cose, anche se aveva questo suo atteggiamento molto chiuso e molto muto.